Mi raccomando, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, premendo il tastino rosso qua sotto e soprattutto attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti quanti i video e per ricevere tutte quante le notifiche dei video in tempo reale. Capitolo di questo nuovo video di Minecraft. Ci troviamo oggi per un nuovo episodio della Tabicraft. Ragazzi, devo fare una cosa davvero velocissima e dovrò fare una cosa che è tutt'altro che veloce, però devo assolutamente muovermi perché l'episodio esce assolutamente stasera ed è pomeriggio, prima della live che dovrò fare, e sono davvero di una fretta incredibile. Nell'episodio di oggi, ragazzi, faremo l'Iron Farm, stavo per dire l'Iron Titan, ma quella non la farò mai nella vita, nell'universo ed oltre, perché no, scordatela. Tantissimi di voi l'hanno chiesto nei commenti, ho detto tanto TR scrivere queste cose in chat, oggi ha fatto 100.000 probabilmente quando è uscito questo video l'ha già fatti. Comunque, non si può fare l'Iron Titan, raga, perché è davvero una cosa incredibile. C'è Tia, raga, che è un attimo in creativa per fare degli screenshot, poi si mette in survival. Comunque, già che ci siamo, prendiamo tutti quanti questi blocchi qua di quarzo. Spero che mi bastino, se non mi bastino, sti grandissimi cazzi. Poi andiamo a prendere subito dei secchi qua, che già ne avevo due, e in più devo craftarmene altri, perché ho il vizio di prendere i secchi poi di lasciarli da qualche parte. Ieri, raga, in live, ieri notte o stanotte, beh, non so come definirla, comunque di notte, ho fatto il secondo livello di nuovo spawner in live. Mentre eravamo tutti quanti assieme, abbiamo retto le 600 persone alla 1:30 di notte e io ero lì tipo, what? Vabbè, comunque, abbiamo già i secchi, poi ci serve una chest, quindi legno, prendiamo questo legno un attimino. Perché dobbiamo fare una double chest, perché ho pensato che confluire tutto quanto nella chest sotto dove ci sono anche quelli per i mob spawner. Per chi non lo sapesse, voglio fare l'iron farm sopra ai due mob grinder. E ho pensato che era abbastanza impossibile. Allora, prima di fare sta roba però, cosa si è aperto? Oddio, i recipe book. Come si chiudono, raga? No, come si chiudono? Come si chiudono? Recipe book di merda, vi odio. Facciamo così. Allora, aspetta. No, sta impappinando. Allora, tac. E no, non la chest. Ok, la lava ce l'abbiamo. Abbiamo tutto quanto. Le porte, raga, le porte bisogna fare. Prendiamo tantissimo legno, tutto quello che abbiamo. Credo che con oggi, con l'iron farm, credo che finisca un attimino il periodo delle farm. In questo periodo ho fatto davvero tantissime farm. Il glass. La volevo fare da tantissimo tempo, però poi non ha mai preso piede. Allora, facciamo una roba. Prendiamo qua il glass bianco, così stiamo a posto e non prendiamo quello normale, perché sicuramente ne abbiamo molto di meno di quello colorato, che ne abbiamo di tutti i tipi e davvero tantissimo. Allora, mentre minaccio il buon tierless si chiama il 118, ci avviciniamo alla parte sopra per favore, ecco, ci avviciniamo alla parte sopra delle farm. Ho scoperto che questa scaletta qua, per arrivare poi alla scala gigante là in alto, è davvero molto comoda per raggiungere i mob grinder. E io farei un continuo di qua per andare verso la zona delle farm, appunto dei mob spawner, se così si può definire. Con il secondo livello di mob grinder, ed è venuto molto bene, aumenta un pochino l'efficienza. Ho visto che molti di voi mi hanno scritto, probabilmente me lo scriveranno anche su questo episodio, di non fare le cose all'interno della montagna, perché c'è un valore, diciamo, molto basso di spawn rate. Vi rispondo, ragazzi, come ho già risposto per esempio a molti in live. Come si chiude sta merda? Comunque, voglio rispondere a molti bomber che me lo scrivevano. Ragazzi, essenzialmente l'ho fatto all'interno della montagna. Uno, per il livello di estetica. Due, perché mi piaceva molto avere dei mob grinder vicino a dove sto molto più tempo, quindi con la possibilità di attivarli solo con la mia presenza. È solo questo. So che ha molta meno efficienza dentro una montagna, però è solo per questo motivo. Magari poi ne farò uno anche negli oceani o queste cose, che aumenta molto l'efficienza. Allora, raga, ho tolto tutto quanto, come vedete, le ceste, quante queste cose. Sono andato a fare anche gli hopper, perché mi servivano assolutamente, perché ho in mente di fare una cosa carina, essendo che comunque la farm in questione è un po' più decentrata del solito, perché è di 9 la zona degli hopper rispetto a, per esempio, mob grinder, che è di 2 il centro. Per chi ha capito, sa cosa intendo. Allora, sono andato a fare un bel po' più di chest, sono andato a prendere anche un bel po' più di quarzo e ho pensato di fare una roba del genere. Allora, guardate un attimino, salgo giusto per aumentare un attimino l'efficienza della farm. Voglio fare una roba del genere. Saliamo ancora di un hopper e poi saliamo così e
Così, perfetto. Poi bisogna riempire questa chest qua di hopper, quindi colleghiamo i primi. Sì, e poi da questo lato colleghiamo tutti quanti gli hopper uno ad uno. Perfetto, tac, tac, tac e tac. Poi, fino a qua ci siamo. Ho fatto questa roba solo per aumentare l'efficienza, se così possiamo definirla, raga. Così abbiamo molto più iron senza stare ogni volta a prenderlo, toglierlo dalla cesta, avere problemi con gli hopper. Magari questa parte qua poi la coprirei tutta quanta così. Qua sopra va messo del glass, così riusciamo ad aprire le ceste. No, ho sbagliato. Così riusciamo ad aprire le ceste. Oh, ok. Cioè bisogna fare tutto quanto un girettino attorno agli hopper. Io sto sempre qua a fare i miei stupidi errori all'inizio. Poi quando inizio a prenderci il ritmo, raga, ci metto pochissimo a costruire una roba. Però all'inizio devo sempre fare qualche errore stupido. Qualcuno, chi segue le live notturne dove mi metto a costruire la Tabicraft, lo sa molto bene. Facciamo questo girettino qua di quarzo. Devo andare anche a prendere quello che c'è giù a terra. Minchia, c'ho un piccone che è devastante. E poi un ultimo giro di quarzo. Devo andare a fare i secchi di acqua e i secchi di lava. Quindi a sto punto vado giù un attimino. Tanto la lava posso prenderla dal Nether. Quindi dal Nether, oddio. Diciamo dalla mia zona del Nether. Perché lì ho fatto un pavimento tutto quanto in lava. Posso un attimino rubare da lì. Da qua ci lanciamo giù. Ok, madonna, che rischio. Da qua rubiamo la lava. Nessuno ha visto niente, lo giuro. Poi fatemi mettere l'ultimo bucket di lava. Dopo averne preso un bel po'. Tecnicamente, guardiamo un attimino da fuori. Secco là sotto. No, ho messo un cartello là sotto. Ci stiamo. Perfetto. Qua tappiamo un attimino prima che poi cadano i mob, queste cose, quindi tappiamo un attimo per togliere qualunque tipo di problema. Da qua in poi dobbiamo partire a costruire da 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto. Dobbiamo fare questa cosa per tutti quanti i lati e fare come sempre il solito quadratone gigantesco. Prendiamo un po' di blocchi, quanti ne abbiamo? 11, vanno più che bene, perché tanto dobbiamo solo delimitare il perimetro qui della lava, sennò poi lo confondiamo col resto del quarzo. Pensando qua comunque funziona anche il mob grinder sotto, perché lo attiviamo praticamente, quindi tanta ma tanta roba. Ok, proprio in questo modo, poi continuiamo. Ok, perfetto, proprio in questo modo. Ora dobbiamo fare tutto quanto il riquadrato. Il riquadrato non si può sentire però, Devo riempire tutto quanto. Poi da qua in poi bisogna alzare un murettino di 3, raga. Quindi c'è un bel lavoretto da fare. Tutto quanto così. Magari vi faccio vedere solo quando finisco le parti, perché stare qui a piazzare blocchetti così. Anche per esempio vi ho tolto la parte, ve l'ho messa magari un pochino in timelapse di quando facevo questo pavimento qua. Farlo vedere tutto quanto, raga, è un po' un casino. Anche un po' noioso. Magari voi volete solo vedere il risultato finale. Comunque mi sta morendo anche la videocamera, quindi... RIP, tra un po' sarà solo la webcam. Dopo sto lavoro qua bisogna fare una roba del genere. Prendere dei blocchetti, metterli così a quadrato negli angoli, perché bisogna fare sorgenti di acqua per configurarle qua dentro. Mi metto a fare anche a sto punto una... Allora mi metto un attimo qua anche per creare un attimino una zona per l'acqua infinita, che così la faccio al volo, molto molto più comoda che fare il giro ogni volta andare a prendere l'acqua, perché così... Adesso bisogna riempire tutta quanta quella zona di secchi e non lo voglio fare avanti e indietro. E due, perfetto. Mo bisogna fare avanti e indietro seriamente per piazzare i blocchi d'acqua. Ok, messe le sorgenti dell'acqua anche negli angoli, proprio in questo modo, raga. Così magari se dovete imparare in pratica i quattro blocchi che erano... No, è vero, fermi tutti, non c'è più la webcam, la facecam. Messe anche le sorgenti, soprattutto questi quattro blocchi qua, erano fatti apposta per mettere un'altra sorgente di acqua negli angoli di un blocco più in alto. Adesso bisogna mettere le porte, quindi bisogna fare una cosa di genere. In altezza bisogna salire di 3 in tutti quanti gli angoli. Tutto qua c'è la mia bellissima sorgente d'acqua che dopo eliminerei. Ok, e poi bisogna tirare dritto qua per mettere le porte. Ok, fatto questa roba qua dei confini, dobbiamo togliere tutti quanti questi blocchi qui di appoggio che ho utilizzato. Soprattutto c'è da andare verso il centro, cioè, figa, mo come cacchio ci risalgo. Perché per ogni centro bisogna prendere un 3x2, quindi 1, 2, 3... 1, 2, 3. Ok, ora che abbiamo messo tutti quanti questi blocchi in mezzo per dividere dove ci saranno per tutti quanti i villager, bisogna prendere le porte, quindi prendiamo queste porte e bisogna metterle esattamente in questo modo. Quindi bisogna anche fare un contorno di quarzo tutto quanto per comodità, perché sennò... No, infatti, vedete cosa succede? Questo, un bel casino. Allora, sono entrato nel panico perché manca solo l'ultimo lato di porte e ne manca una. Non ci voglio credere, devo scendere e craftarmi l'ultima porta. E no, questa qua l'ho messa pure male, quindi calma. Ok, ti metti per bene e allora, calma, dobbiamo fare i conti perché ci stiamo giusti col legno.
Raga, panico. Quindi così, tac. Mamma mia, raga, che bello. Perfetto. Messe anche le porte. A sto punto dobbiamo risalire. Ho tolto la sorgente di acqua infinita, però devo rifarla, mi sa. Perché devo mettere l'acqua anche qua in alto. Allora, adesso dobbiamo mettere una cosa, che sono i blocchi di quarzo, però non a questo livello, a livello delle porte. Quindi a sto punto facciamo una roba. Così. No. Mamma mia, che bello. Mamma mia, che bello. Così saliamo e saliamo. Oh, ok. Quindi qua bisogna chiudere questo e questo. Quindi chiudiamo tutto quanto questa superficie. Ok, chiudiamo gli ultimi due buchetti e stiamo praticamente finendo il quarzo, ma siamo anche praticamente arrivati alla fine, perché adesso noi dobbiamo fare tecnicamente le sorgenti d'acqua per far confluire anche l'acqua qua dentro. Quindi dobbiamo tirare su di uno da qui. Per tutti quanti gli angoli dobbiamo fare questo lavoro. Rifacciamo qua magari una sorgente di acqua proprio veloce. Quindi bucket da una parte, bucket dall'acqua. Dall'altra mettiamo così e così, sorgente d'acqua infinita, e qua mo modifichiamo tutto quanto per bene. Ovviamente non mi devo dimenticare di fare questi cubi qua, se no poi inondo tutto quanto e butto tutto quanto lavoro nel cesso. Ok, siamo arrivati praticamente alla fine di questo progettone, raga. Adesso bisogna togliere solamente questi blocchetti qua di quarzo. No, non metterti nell'acqua, Marco, se no poi è un casino riuscirne. Ho fatto tutte quante le gabbie di villager, però raga non riesco a portarle in questo episodio perché se no è un disastro. Bisogna solo togliere l'ultimo angolino dall'altra parte. Comunque, adesso vi faccio vedere anche le gabbie che ho fatto per i villager, che di qua non l'ho fatta, strano. Sono un pirro, mi sono dimenticato da un lato di farla. Però per esempio qua l'ho fatta, infatti vedete com'è, fatta in questo modo. Dovrò portare sui villager coi kart, però è molto semplice, basta che faccio un collegamento da là che scende fino là in fondo. Per me non c'è nessun problema, magari facciamo stanotte in live oppure lunedì notte in live assieme. Fatemi sapere se lo volete vedere. Però comunque la farm è fatta, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like e un bel commento. È stato un pochino confusionatorio, non so come si dice. Un po' confusionale. Però ragazzi, lasciate un bel like e un bel commento. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo market. È tutto. Bella.